Terrascopio deve chiudere, ma non credo che ce la faccio tal. Ciao a tutti ragazzi, come va? Come sempre che agonista, benvenuti in un nuovo video e torna la season, torna il VGC e oggi andiamo ad utilizzare una squadra di uno dei nostri membri del nostro gruppo Discord in cui appunto fa anche coaching, è arrivato top 30 globale la scorsa season, quindi insomma watch out. Il codice ve lo lascerò qui o ve lo lascerò qui sotto perché ha modificato più volte la squadra. Io ho deciso di utilizzarne una perché mi trovo bene con questa ed è quella che vedrete nel gameplay successivamente in cui arriveremo in Master in questa season. È un team molto molto figo con due support che sono Pelipper e Among Us. Lui l'ha modificato tenendo Among Us e mettendo Arcanine al posto di Pelipper. Codici raga, ripeto, vi lascerò qui sopra oppure sotto nella descrizione del video per andare a noleggiare il team. Poi avrete di copertura appunto Palafin e King Gambit, che sono due che i lead se la spalleggiano a manetta come vedrete, e dietro abbiamo Manoferra e Cianpao. Nella mia specifico caso in questa partita non lo vedrete molto, ma Cianpao ha un oggetto che gli blocca la mossa facendogli fare molto più danno, però una volta entrato avendo utilizzato una mossa potrà utilizzare solo quella mossa per il resto della partita, a meno che non lo rimettete nella sacca Pokémon all'uscita ancora. Il mio consiglio è di tenerlo dietro, farlo entrare quando vi muore un Pokémon e poi lui shotta qualsiasi cosa che c'è in campo, perché tanto va sempre primo in priority rispetto agli altri Pokémon. Manoferra ha un support da paura e diciamo che il top di questo team, che a me per quello che mi è piaciuto tanto, è che King Gambit ha il terra tipo folletto fiori, che poi con terra scoppio va a shottare qualsiasi cosa. È un terra tipo che la gente non si aspetta, è un terra tipo che gli salva la vita in molti casi. Ho deciso di portare questo match perché anche il nostro opponent se l'ha giocata bene, era il match in cui entravamo in Master, ma ci sono altri match molto belli che ho salvato e che possiamo editare, quindi fatemi sapere se siete interessati a vederne degli altri. Palafin raga non l'ho neanche nominato perché ovviamente terra tipo acqua e come sapete tritura qualsiasi cosa qui dentro. Fateci sapere se vi ha gasato il video, se volete unirvi alla community io ovviamente vi aspetto, tutti i link sono in bio. Presto arriveranno le guide raga finalmente, e un abbraccione a tutti e buona visione. Yo! Qua dobbiamo essere cattivi fioi, cattivi, perché non possiamo neanche sporare il golem là che usa coso di sale. Sì, sì, Tuccio, flexalo, vogliamo vederlo bro. Sto in estate con la sciarpa, non mi frega nada. A di di du di du di du di du. Tutto infame. Mamma mia, questi ultimi canti, oh. Bella Pedro! Dai, come stai Pedro? Sì, è una sciarpa bro. Dai, certo che lo doppio bro, adesso stavo aspettando che usasse protezione fratello. Ma se uso onda schianto senza terra cristallo e genufendente, va bene. Comunque Pedro, com'è andata alla fine la maratona? Bene, io cercavo di aggiungere un cappello ogni volta che usate un sound adesso, dai.
E allora la doppiamo. Se si ritira che ne ha dato dalla lotta, brother, non ci interessa. Non ha neanche terra cristallizzato lo zio. Ballo crazy, bro! Ok, ora dobbiamo switcharli tutti e due per salvarli. Ora dobbiamo switchare tutti e due però. Aspetta però. Entriamo con lui su di lui e con lui su di lui, così se usa assorbi pugno non ce lo shot, ok. Arrivo Tuccio, fammi fare questo match, arrivo, attenzione che cacchio è apparso raga, Baraschiuda. Ah vabbè. Perfetto. Grande Iron Hands, sempre nel posto. C'è un caldo, raga, che non avete idea. Scusate raga che non sto parlando, sono un po' in tensione perché se non va questa giocata è finita per noi. Attenzione Pedro nel posto, ma Pedro oggi non sei in live, non va bene. Attenzione che ti licenziano al posto di lavoro. Siamo Viola, come Twitch, siamo pronti oggi per l'entrato. Al super efficace su Iron Hands. Iron Hands still don't in the posto. Non va bene. Attenzione, attenzione. Terrascoppio nel posto. Terrascoppio deve chiudere match, ma non credo che ce la fa a shootarlo. Non penso. Boom! Baby! Niente. Stealing the game. Stealing assorbi pun. Non ci. We still alive. We still gaming. We still gaming, yeah. We still gaming, yeah. Ok, siamo più veloci. Di coso, quindi possiamo fare. Onda schianto. Si sta per preparare. Ma mi conviene onda schianto o. Pugno jet e sbigo attacco su Fluttermane, Dallas. Uso sbigo attacco e pugno jet, così doppio crinalato. Terrascoppio su Hans. Non so se lo shottiamo, eh. Attenzione! Damn, bro! Qui è finita per noi, signore. Ah, ok, aveva fuoco al nastro. Ok, allora, ok. Ultimo canto, perché, bro? Non basta! Entra, sprizza la... Tono pugno. Su King Gambit? Man, what? Io uso sbigo attacco su il signore qua. E pugno jet. Dici sbigo attacco.
Pugnaggiato e terrascoppio. Va bene, terrascoppio. Pugno jet, raga, immaginatevi un pugno jet. Pugno jet. Adesso entro con sbigo attacco su Fluttermane, va bene? Sì, sì, sbigo attacco, intendi? E poi onda schianto su Corviknight uso. Anche perché siamo proprio, raga, risicati con il controllo a rovescia. È tosta qui, raga. Onda schianto e terrascoppio. Ah, perché entra prima con... entra prima con fake out, anche se uso sbigo attacco, bro. Va bene, allora andiamo di... Raga, incrociate le dita! Ampata! Tutudu! 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 Fufu! Signori! Unstoppable today! Unstoppable today! Mamma mia, fratellino! We are unstoppable, fratello! You can only... Shisharello! Aie! Mamma mia! Mamma mia! Scusa, you want to destroy me? You can, my man. You can be my man. Du, du, du. Basta, raga. Basta, raga. Questa basta. Dopo basta. Siamo in top 10.000. Si vola. Si vola sempre più in alto. Mamma mia. Basta, 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 basta. Smetti di lottare. Vorrei solo vedere il ranking. Si può? Lotte competitive? 7.000, mamma mia. Bella Fioi, eccoci qua, finito il match, siamo in Lega Master ufficialmente, puoi venire in live quasi tutte le sere a seguirmi, puoi seguirmi su tutti i social dove diamo consigli in generale. Volevo ricordare anche che King Hamid in questo video non l'hai visto, ma Bacca Pruna che lo protegge nel caso gli usi uno sport, è veramente un oggetto top, non durante i tornei ma durante i game di questo tipo in cui l'avversario non sa che oggetti hai addosso. E niente raga, King Gambit tutta la vita l'ho rivalutato sia come design che come Pokémon. Inizialmente non mi aveva convinto troppo, invece ora penso sia uno dei miei preferiti. Un abbraccione, ci vediamo in live a prossimi video e cerchiamo di scalare la vetta. Eravamo in top 10.000, vediamo se riusciamo ad arrivare più avanti. Dai! Yeah!